Credo che la squadra abbia fatto una buonissima partita, è stato un peccato non vincerla, però succede. Siamo stati bravi a mio avviso nel primo tempo e molto molto intensi nel secondo, dove abbiamo dominato la gara. Non siamo riusciti a far gol più per bravura del portiere della Reggiana che non per nostri demeriti. Siamo andati 3 volte, se non sbaglio, a tu per tu col portiere. Ed è stato bravissimo a neutralizzare tutti i tiri. Non credo che la squadra abbia giocato complessivamente meglio della Reggiana. La Reggiana praticamente ha fatto un tiro in porta sul palo, noi non so quanti invece, perciò dobbiamo pensare che possiamo giocare così e dobbiamo farlo già dalla prossima partita. E quello è il nostro pensiero, non stare a vedere la prestazione del singolo perché quella c'è stata, altrimenti non giochi meglio di una squadra come la Reggiana. Il retropensiero di quello che poteva essere il risultato non lo faccio mai, nel senso che mi prendo quello che c'è. Abbiamo preso un punto, va bene così, la squadra ha giocato come doveva, perciò adesso dobbiamo così, allenarci questa settimana che c'è la sosta, cercando di recuperare le energie, perché la squadra ha spinto molto in questi mesi, e poi prepararci alla partita che verrà. Ovviamente, secondo me vale tanto anche questo un punto, soprattutto perché abbiamo fatto questo risultato contro una squadra forte, una squadra che c'è i caratteristici, volevano giocare, volevano dominare la partita. Secondo me abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo cercato di fare tutto quello che abbiamo preparato, tutto quello che ha chiesto mister. Veramente abbiamo fatto una grande prestazione e mancava solo il gol per portare via i 3 punti che abbiamo bisogno in questo momento come il pane.